Ciao Caterpies, bentornati per un'altra puntata sul canale iCaterpie. Nel video di oggi vediamo un mazzo che mette insieme le due cose che trovo meno sopportabili in questo momento. In fase 2 e un lancio di moneta, per cui Porygon Z e Cramorant VMAX, prima però sigla. Sì, penso che queste siano le due cose che meno mi fanno apprezzare un mazzo. Ogni volta che in live mi veniva suggerita come modifica di un mazzo l'inserimento di un fase 2, vedi Dragon, Colossal o perfino Polygon, Rillaboom, in generale la mia risposta era sempre la stessa: no, perché è un fase 2, ok? È anche vero che in questo momento purtroppo non c'è nulla che fa quello che fa Polygon Z, per cui è spiegato il perché del fase 2. E allo stesso modo, ogni volta che bisognava sviluppare un mazzo basato sui lanci di moneta, lungi da me cercare, a meno che non si faceva qualcosa completamente per scherzo, di andare a puntare su un mazzo che era tutto basato sui lanci di moneta. È anche vero che nel momento in cui lo fai su un lungo, o comunque con un ampio margine come questo Cramorant, il discorso cambia. Andiamo a vedere più nel dettaglio ovviamente di che cosa parliamo. Questo Porygon Z è un fase 2. Che cosa dice? Quante volte vuoi durante il tuo turno puoi assegnare un'energia speciale a uno dei tuoi Pokémon. È l'unica cosa che esiste che permette di assegnare infinite energie speciali. E dato che il mazzo lo richiede, c'è bisogno del Porygon. Perché lo richiede? La combinazione qui è Cramorant e Cramorant VMAX. Il Cramorant è molto figo, già per sé l'attacco potrebbe essere usato per essere un mazzo fine a se stesso. Split Shot. Il secondo attacco, fai 160 a uno dei Pokémon avversario e scarti tutte le energie. Scartando le energie riciclo, ci ritornano in mano, per cui inizia questa combinazione molto 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 apprezzata. È anche carino perché il primo attacco ci permette di cercare nel mazzo due carte che vogliamo. È molto rischioso e generalmente preferisco non farlo, però se serve arriva anche quello. Il Cramorant VMAX è la nuova carta uscita adesso in Shining Fates, questa parte successiva al Cramorant V. Lancia la moneta per ogni energia a lui assegnata, questo attacco fa 80 danni per ogni testa. Per cui andremo a sfruttare, oltre all'energia riciclo, le energie cattura, le energie cattura, che quando la senti permettono di mettere in panchina un Pokémon dal mazzo, e le energie triple, dato che il VMAX conta come un'evoluzione, possiamo sfruttare l'energia triple che conta come tre energie. Ed è il motivo per cui, penso tra l'altro che chiunque abbia fatto il mazzo basato su Polygon e Cramorant, perché come accoppiata loro è la più intuitiva, la più semplice, forse anche l'unica possibile, o se non l'unica possibile la migliore, proprio perché il Polygon ti permette di sfruttare le triple. Tutto il resto del mazzo, come potete già capire, è un'unica cosa consistente che cerca di far funzionare questa accoppiata Polygon Cram. Per cui parto con Jirachi. In generale, dopo aver giocato tanto il Kyogre Amazing, l'accoppiata Jirachi, Zacian, Oricorio mi è piaciuta tantissimo, per cui la sto per il momento riproponendo con il Jirachi Amazing, lo Zacian che pesca 3 e l'Oricorio che pesca 3 quando viene messo capo a un Pokémon. Quindi questa accoppiata. Voi potete pensare, male, i VMAX, questo mazzo si gioca con i VMAX, per cui pescheresti solo una volta con il Oricorio. In realtà no, pescheremmo davvero di più, perché il nostro VMAX ha comunque 320 di vita, a meno che non stiamo giocando contro Picacrom, per cui la debolezza elettro si fa sentire. Il 320 è difficile da tirare giù un colpo, per cui verosimilmente i nostri avversari cercheranno di fare il KO sul Jirachi all'inizio, sul Polygon, sullo Zacian, per cui sfrutteremo l'Oricorio almeno 2-3 volte in una partita, e già tanto bastano per quanto mi riguarda per averlo dentro. 4 Great Ball, sono comunque 19 Pokémon, 4 Quick Ball, una linea 3-0-2 Porygon con 3 Candy, 3 Glimwood, ci permettono di riflippare il lancio della moneta. Alla fine il mazzo è anche basato sul lancio della moneta del Cramorant, per cui direi che ci sta a pennello. 2 Boss Holder, per quanto in realtà non mi servano così tanto, ma comunque fa comodo averli. Per quanto riguarda le supporter, ho avuto parecchia difficoltà a scegliere le supporter, vuoi anche la scarsa scelta che c'è in questo momento. Spero davvero che nel corso delle prossime due espansioni esca qualcosa di meglio, perché al momento che ogni mazzo sia limitato alla scelta Research Marnie è abbastanza riduttivo. Ho provato la classica Research Marnie, il problema però è che, vuoi forse perché sono io, vuoi forse perché è il mazzo, capitava davvero troppo spesso che io avessi delle carte fondamentali che non potevo permettermi di scartare in multiple copie in mano, per cui
Ho tolto la research e ho messo Opal per due motivi. Il primo motivo, sotto sotto sono un po' sadico e mi piace farmi del male con i lanci di moneta. Secondo motivo, se questa Opal ti regala due teste, ti cambia completamente la partita, ma proprio completamente. Per cui Opal cosa fa? Lancia due monete e per ogni testa cerca in mazzo una carta che vuoi e te la metti in mano. È figa, anche soltanto il fatto di far uscire una testa non è male. Tenete conto in tutti quei mazzi che giocano Skyla, Skyla prende un addestramento, se qua ti esce una testa prendi una carta che vuoi, per cui te oricamente è una carta migliore. Tre palloncini sono il mio unico modo di tirare e due telescopic. Perché i telescopic? Mi capita di giocare con il Cramorant, quindi 160 li faccio al Dead End e prendo due premi. Questo telescopic significa 190, faccio KO il Crobat e pesco due premi. Mi è capitato di sfruttarlo, molto poco ad essere sincero, ma mi è capitato di sfruttarlo. Diciamo che non ho trovato di meglio da mettere, cioè potrebbero mettere dentro due weakness energy, ma preferisco accettare l'autolossa pick, però è buona, perché probabilmente tra martello e yell quella weakness sparirebbe comunque, per cui mettere dentro una carta che farebbe da palliativo, non sono mai particolarmente propenso per queste cose. Il mazzo, allora, non penso che il mazzo sia competitivo, decisamente non tanto quanto l'ultimo Kyogre, o non ai livelli dei mazzi che ci sono in circolazione. Se gira a dovere è un mazzo che può dare molto fastidio, perché comunque è in grado di mettere KO anche i VMAX in un colpo e di non subire il KO dai VMAX, soffre quello che deve soffrire da Picacrom, quello che deve soffrire da Melmetal Lucario eccetera, però una volta che il mazzo arriva a funzionare è molto interessante. Poi se siete dei savici come me a cui piace lanciare la moneta e vedere quelle croci arrivare, il mazzo è fatto esattamente per voi. Ora vi faccio vedere questo Cramorant VMAX in azione con qualche bella partita. Ciao Caterpillars, questo canale è partner con Po Town Store, il negozio numero uno online per la vendita di codici per il gioco di carte collezionabili. Ottenere questi codici è semplice, andate sul sito, comprate quello che volete e controllate la vostra mail, perché i codici vi arriveranno automaticamente in un attimo. In più, usando il codice iCaterp avrete diritto al 5% di sconto su tutti gli acquisti. Cosa state aspettando? Scendete subito, Po Town Store. Il Lipi, bella zio. Allora, cosa possiamo dire di questo Cramorant? Allora, se il mazzo gira straordinariamente bene, è in grado di mettere in difficoltà quasi tutti i Pokémon in circolazione. Dico quasi perché ovviamente ci sono tutta una serie di mazzi a cui il fatto che tu esista non fa né caldo né freddo. Vedi per esempio lo Zamazenta a cui il Cramorant non può attaccare eccetera. Inteleon, non è affatto il primo Inteleon che mi trovo contro. Prova da 1 è abbastanza triste. Top deck la communication però è molto forte. Inteleon con Snom. Va bene. Noi cosa possiamo dire? Oricorio, sì, mi piaci. Questa qua. Questa qua. Ho un altro telescopio. Ce l'ho un altro telescopio, sì. All'occorrenza può saltare fuori. Crobat alla ricerca di un qualcosa di più dignitoso. Potrei ritirare e mandare avanti Giraci pescare 3 con Zacian, così facendo non subirei i danni dell'Inteleon e non è neanche troppo male come soluzione. Facciamo così. Opal. Una testa. Poi. Porygon. Giraci. Mando avanti Giraci, guardo, prendo una, Zacian, pesco 3. Ora, nel mio mondo perfetto, Opal fa due teste. Come ho detto? Va bene così, però qui non è successo niente. Allora, carte orribili ne abbiamo, abbastanza. Telescopic, antipatico al massimo. Mi va a fare i 70 sul 40 al Polygon. Molto 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 antipatico. Giraci. Ok.
Allora, bravo, il mio avversario ovviamente andarmi a prendere il Porygon. Ora mi aspetto un doppio KO. Questo doppio KO mi fa mettere in panchina sia Porygon che Mew. Mando avanti Zacian, così sono bello tranquillo. Porygon. E Mew. Voilà. Evolvo. Voglio settarmi meglio rispetto a quanto ho in mano. Sono bastante di lasciare davanti lo Zacian, intanto non subisco il KO, il Mew mi protegge. La cosa più fastidiosa che mi può succedere è se lui mi fa boss order sul Mew. Anche Marley mi darebbe fastidio. Vabbè. Allora, ho due Great Ball e un Opal da sfruttare. Ho due triple per, si spera, one shottare. Ora dipende tutto l'avversario. Martello, mi dà fastidio fino a un certo punto. Max Bullet, ok. Non ha nulla in mano. Ora, alla ricerca del Porygon. Iniziamo con le Great Ball. Quick Ball, scarto una, prendo Cramorant. Quick Ball. Scarto una, prendo Porygon. Sto togliendo carte dal mazzo. Ok. Vediamo se Opal mi regala qualcosa. La doppia testa di Opal. Fenomenale. Posso andare così? Assegno tutto. E vado per il KO. Se 9 10 mi servono 4 teste. Io non mi fido. Oh, non si fida, raga. Ritiro piccione e inizio. 1 2 3 4 triple più la stadio. Tutto alla ricerca di 4 teste, 8, 6, 34, 32. Beh, allora la proporzione 4 teste, 8 croci è esattamente la proporzione che mi aspettavo di vedere. Per fortuna basta. E meno male che le ho date tutte e 4. GG. Allora, abbiamo visto tutto quello che dovevamo vedere in questa partita, ok? Lo ricorio per pescare. Abbiamo subito il KO di Jirachi, lo ricorio pesca 3. Lo Zacian ci permette di arrivare al setup. Il Porygon carica l'energia al Cramorant. Il Cramorant tira le mazzate. Questo è esattamente il mazzo. Applicate quello che avete visto in questa partita a ogni partita e avete esattamente il funzionamento del Cramorant. Certo, doppia testa sull'Opal. È tutto quello che volete desiderare. Tutto, tutto. Doppia testa su Opal. Wow. Sky Whale. Bella zio. Vinco il lancio di moneta, vado per primo, sì. Boost elettro, molto molto male, molto 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 male. Ecco qua puntuale il Pikachu. Thank you.
Allora, i quattro Pokémon ce li ho. Ed è esattamente la partenza che voglio. Prendo anche questo. L'Opal ce l'ho. Ho bisogno di un paio di turni di setup, però a parte quello, adesso Opal mi basta una testa per prendere il Porygon. Dopodiché inizio ad attaccare. Ora, la debolezza è pesantissima, si fa sentire, sarà un massacro, assolutamente. Però, sta sempre lì. L'interesse, come in ogni partita, è quello di farle vedere come funziona il mazzo. Il mazzo funziona. Quick Ball per Coco. Scalato un'altra Quick Ball con la Quick Ball. Energia, danza degli antichi. Dedè. Non ho capito. Cioè, poteva fare dei danni prima. Big Charm, antipatico. Poteva fare dei danni prima di Coco, volevo. Vabbè. Allora, Volvo. Opal. È serata, raga. Allora, uno. E due. 1 e 2. Faccio caramella. Energia, energia, energia. 7. Me ne servono 4 su 7. Cacchio, se non avessi scattato lo stadio. Potrei mettere giù Crobat e pescare 4. Forse pescare 4 è meglio. Facciamo così. Caramella. Energia davanti, tanto devo ritirare. Energia dietro. Vedo giù anche il Mew. Pescherei una in più, però queste due carte cosa vogliono essere? No, voglio essere un altro Crobat. Cioè, voglio un altro Cramant, mi serve. Oh! Attenzione. Pro e contro di assegnare anche questa energia. Non ce l'ho per dopo. Vedo che ne ho altri, ma queste triple sono davvero fondamentali. Lui, energia, energy switch e attacca. Energia, energy switch attacca. Se mi attacca rischio di fare una brutta fine. Sono giusti giusti quelli che. Senti. KO forse, vediamo. 2, 3 e 4. 480 T2! T2 480 danni! Non è male. Non è male, T2 480 danni, raga. Martello! Mi dà fastidio solo se fai stun. Big Charm nuovamente al Picacrom. In questo modo servono 4 teste invece di 3. Molto antipatico. Dedenne. Avevi lo stamp. Ma perché non hai giocato lo stamp?
Vabbè, buon per me. Boltund. Switch, Boltund, Crobat. Allora, per me il sogno adesso è pescare un'altra riciclo. Perché con un'altra riciclo posso ritirare questo Vimax, mettere davanti il Cramorant. Ok, niente. Never mind. Una riciclo e tante brutte carte. Carica il Picacrom. Caricare il Picacrom non è il massimo. Anche perché non mi fa il capo. Mi serve il Vimax. Energia che assegno, pesco 3. Allora, sono delle ottime carte queste. 3, 6, 9, 12, 15, 18. K.O. col Boltund. Ma fai il K.O. col Boltund. Spero che non hai un'energia. Ah, no, Marni, no! Questa Marni non ci voleva, avevo delle carte bellissime, ma... Sassi di prima, perché ritirare subito? Potevi non ritirare, aspettavi un attimo. Vabbè. Ora, per farmi il KO devi necessariamente buttare via il GX. O un altro switch. Martello. Non mi fa neanche il KO. Allora, andiamo per gradi. Io ho solo due carte in mano, io posso attaccare, inizio a fargli dei danni. Spero di fargli quanti più danni possibili. Sì, più che altro perché queste energie le voglio assegnare. Anche fare, mi bastano... Devo fare due teste su tre. Due teste su tre e poi posso fare il capo col Cramorant. Sì. Ok. Due teste su tre sono perfette. Mi serve solo un'energia. Avrei potuto chiudere la partita in un colpo, avesse segnato tutto al Picacrom, boss order, faceva 6 premi mettendomi KO i 2 Cramorant. Però ritengo che mio avversario abbia giocato parecchio male questa partita. Poteva fare il KO con Bolton, molto semplice. Vediamo ora, se ha trovato lo switch può mandare in panchina, ok? E attaccarmi col Boltund. Io sono a un'energia dal capo con Cramorant. Trentadue carte. Niente. Opal. Una testa su due. Una testa su due per il KO. Sì.
si vince anche contro Picacrom. Attenzione! Uno, due e tre. Capo! GG. Molto bene. Abbiamo messo capo anche Picacrom. Allora, non è una partita che normalmente mi aspetto che si vinca, nel senso che complice sicuramente il mio avversario di alcune giocate non perfette. Tuttavia il mazzo ha fatto 480 al secondo turno, una cosa così enorme, ok? E non è una cosa che succede neanche troppo raramente, nel senso, abbiamo sicuramente sculato con le Opal. Però Opal penso che sia la carta perfetta da mettere in questo mazzo, perché vi può far cioè è l'unica carta che esiste in formato che all'occorrenza vi può far saltare fuori il Polygon Z, la caramella rara o l'energia. Non esistono altre carte. E se riguardate queste partite, così come provate il mazzo e guardate da voi le partite che fate, quante volte avere in mano una research al posto di Opal vi avrebbe fatto meglio o peggio, avrebbe migliorato o peggiorato la vostra situazione. Fateci caso, io ho fatto un po' di partite con Cramonante e sono arrivato alla conclusione che questo setup di Marni e Opal è quello che mi convince di più. Poi fatemi sapere che cosa ne pensate una volta che l'avete provato nei commenti del video. Provare il mazzo, confrontarsi una volta che si è fatto qualche test e qualche partita è l'unico modo per crescere, sia da parte mia che da parte vostra. Per cui è quello che vi invito a fare, sempre con qualunque mazzo. Vedete, trovate nelle liste su Limitless, nei video visti su YouTube da me o dai miei altri colleghi giocatori youtuber. Insomma, prendete, assorbite ogni informazione come degli spugni, provate da voi e poi fate sapere i feedback di quello che vedete, perché soltanto così si cresce. Io sono soddisfatto. Allora, il mazzo è esattamente quello che mi aspettavo. Un mazzo con un fase 2, un mazzo basato sul lancio di moneta, un mazzo che ha 2000 incognite. È esattamente quello che mi aspettavo. Tuttavia, è carino, è divertente. Oh, raga, funziona pure. Tanto di cappello. Spero che il mazzo e il video vi siano piaciuti. Così fosse, mettete un bel mi piace. Iscrivetevi al canale. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e noi ci vediamo presto col prossimo video e tutte le serie in live su YouTube. Ciao Caterpillis!